Francesco Milini. Adesso parliamo a tornare con gli autori, altri autori del libro Oltre il conflitto, una nuova visione, e chiamo qui sul palco l'attrice Serena Ardito, che legge un testo di Paola Silvestri, Simona Elsa Tropea, Maria Gabriella Ciappalini, l'autore della compagnia con le mente teatro, Nicola Giovanni, che legge un testo di Suono Marziani, e sempre l'attore della compagnia con le mente teatro, Alessandro Blasioli, che legge un testo di Carlo Giulio Pesci. Partiamo subito con Simona Tropea, professoressa e scrittrice. Legge un estratto dal suo libro Quell'alieno terrestre chiamato donna. Grazie infinite a tutti, grazie ad Annalisa Potenza con la quale ho collaborato un anno con molto piacere al lavoro. Grazie a tutti voi che mi avete accolto nella vostra terra con molto piacere, abruzzese, cuore gentile, vero è. Io sono siciliana, però abbiamo collaborato da tutte le parti d'Italia e io mi trovo qui perché vivo qui attualmente e insegno qui in Abruzzo. Scusate se mi rivolgo. Da questo estratto del mio libro si evince cosa? Si evince il conflitto fra uomo e donna, perché è proprio di questo che parlo, e nella fattispecie della misoginia. Grazie per ascoltarmi. Essere nata donna è forse una colpa? Sono forse io l'unica a ritenerlo un privilegio? Noi donne, alle quali è permesso di generare un bimbo dal nostro grembo, solo a noi concesso. Noi, in grado di allattare con infinito amore chi si sfama di un cibo a lui possibile e solo da noi prodotto. In grado di amare a prescindere dai tabù, di odiare in silenzio, un silenzio tombale, capaci del molteplice nell'unico. Inerte, ho sopportato in silenzio, voglio invece ora urlare le mie ragioni, stanca di subire quelle che per gli altri risultano essere delle verità di convenienza e che per me sono solo delle bugie di salvezza, utilizzate come copertura perché credibili dalla massa che ha come paravento l'ignoranza. Possiamo mostrare la nostra intelligenza, la chiamerebbero superbia. Possiamo mostrarci colte, la chiamerebbero superiorità. Possiamo mostrarci docili, la chiamerebbero ubbidienza. Possiamo mostrarci tenere, la chiamerebbero sottomissione. Possiamo mostrarci indipendenti, lo definirebbero femminismo. Possiamo mostrarci competenti, lo definirebbero spirito di competizione. Insomma, possiamo arrivare alla luna, sarebbe la nostra sconfitta. Perché ho voluto parlare di questo? Il libro proprio descrive il conflitto, purtroppo oggi di estrema attualità, il conflitto fra uomo e donna. Grazie. Grazie ancora a Simona Tropea. Adesso passiamo all'attrice della compagnia con le mente teatro, Serena Ardito, che legge una poesia, Mi regalasti una rosa, della poetessa e pittrice di Pescara Paola Silvestri. Salve a tutti. Mi regalasti una rosa, rossa, vestiva le mie labbra del profumo dei suoi petali. La immersi nell'acqua del mio cuore per non farla morire. Poi le sue spine iniziarono a pungermi da farmi sanguinare.
dovetti mandarla via. Resta solo il profumo dei suoi petali nelle mie labbra rosse. Adesso c'è Maria Gabriella Ciaffarini, professoressa, poetessa e musicista. Lei legge la sua poesia, La Pace. Buonasera a tutti, buon anno. Grazie ancora ad Annalisa Potenza, è una serata per me speciale, veramente molto, molto bella. Sto scoprendo delle anime stupende, sono felicissima. E vi leggerò appunto questa poesia che parla della pace come di qualcosa di avvenuto ed è una speranza che abbiamo tutti in cuore. E chiedo di cominciare prima con la frase, grazie. Vieni e stammi vicino. L'odio ci ha tenuto troppo a lungo nel suo ventre. Oggi il buio si eclissa e resta solo un gran bisogno di imparare il mondo e gli uomini sono zuppi di purezza, come i boschi dopo gli acquazzoni. Con umiltà chiediamo alle stelle che ci assolvano per il vociare acido di guerra. Tutti i mali ugualmente si infrangono in monodie o in graziose sinfonie. Tra spume e vapori esuberanti bagnano stesse rive e scogliere e vita e suoni e profumi cantano un unico destino. Alla bellezza si inchina ogni goccia obbediente all'armonia. Tu ed io, gocce d'umanità nello scorrere cruento della storia, danziamo finalmente in sincrono, dichiariamo a lettere d'oro schietto che siamo specchi limpidi gemmati dal pulsare unico del mondo. La vita ci narra del pane e del vino, del nostro sederci accanto fresco di pace. Grazie. Grazie a Maria Gabriella Ciaffarini. Adesso è il turno dell'attore nella compagnia con le mente teatro Nicola Pietrangeli, che ci leggerà la poesia Tu sarai bullo, della farmacista e scrittrice Sonia Marziani. Tu sarai bullo quando inizierai ad assediare i compagni o gli amici più deboli, quando vederlo in difficoltà, isolato o incapace di fare qualcosa, ti farà divertire. Quando la sua sofferenza mentale, il suo pianto, la sua tristezza saranno per te soddisfazione e spasso. Quando, nascondendoti dietro allo schermo di un telefonino o di un computer, invierai messaggi offensivi e denigratori. Quando ti vanterai con il tuo branco delle tue insistenti prese in giro. Quando spingerai gli altri a imitare il tuo comportamento, quando la tua violenza, le tue minacce diventeranno il pane quotidiano della tua vittima, quando starai zitto o indifferente, mentre gli altri scherniscono un tuo coetaneo o un tuo compagno, quando non ti importerà della sua vita o di cosa stia in realtà vivendo. Quando le differenze etniche e sessuali saranno per te motivo di pettegolezzo. Quando ti nasconderai dietro a banali giustificazioni del tipo tutti lo fanno. Quando utilizzerai l'umiliazione fisica per dimostrare la tua forza. Quando tutto questo non ti basterà più e le parole si faranno più forti. Sei una persona inutile, la tua vita non vale nulla, sei stupido. Sei grasso, non capisci niente. Quando farai di tutto per distruggere la sua autostima, quando la tua violenza verbale diventerà istigazione al suicidio, sappi quindi che ti faranno uomo
l'esatto contrario di ognuna di queste frasi. Perché ciò che ti renderà davvero tale sarà la tua umanità, ovvero quando non avrai bisogno di far sentire piccoli gli altri per sentirti grande. Pietrangeli, adesso chiamo qui sempre l'attore della compagnia Follemente Teatro, Alessandro Blasioli, che ci legge la poesia planata silenziosa del professore e scrittore Carlo Giulio Pezzi. Grazie. Se qualcuno spezzerà le grandi ali di un gabbiano che vola nell'infinito, chi potrà mai dirgli un giorno che quello sarà il suo ultimo volo? Chi potrà mai rivelargli che il sole, ancora alto e fiammeggiante nel cielo, dovrà tristemente eclissarsi? Nessuno potrà mai confidargli di aver visto l'ombra del sole inabissarsi dietro l'orizzonte marino e lacrimare una pioggia di scaglie dorate sugli ultimi riflessi di onde silenziose. Nessuno potrà mai spiegargli perché quelle onde sospingevano alla deriva il corpo di un fragile uccello dalle bianche ali dispiegate. Grazie a Alessandro Blasioli, grazie a tutti gli autori che sono stati qui. L'attrice Serena Ardito, l'attore Alessandro Blasioli, l'attore Nicola Pietrangeli. Ringrazio Paolo Silvestri, Simona Elsa Tropea, Maria Gabriella Ciaffarini e Carlo Giulio Pezzi e Sonia Marziani. Credo di aver ringraziato tutti. Siamo quasi arrivati alla fine, vorrei lasciarvi ancora un po' di musica, quindi con Claudio Spinosa che ci farà sentire un altro brano. Claudio, dici tu il nome. Il brano si intitola Luna Bitti. Sole.
Ciao Cristina. Io vorrei leggere una piccola parte di un racconto che ho scritto io e che è qui sul libro, Oltre il conflitto, una nuova visione. Ho imparato a fare quello che prima Patrizia Splendiani ha detto, ho imparato nel tempo a riconoscermi per poter riconoscere e accogliere l'altro. Oggi sono una donna che si ama, che si rispetta, che sa quello che vuole e quello che è nocivo per la propria vita. Una donna che sa abbracciarsi e abbracciare, senza paura di essere giudicata o di non essere all'altezza. Amatevi, abbracciatevi, ascoltatevi, emozionatevi, piangete, ridete, non vergognatevi, non siate giudici di voi stessi o di altri, condividete, siate liberi di essere ciò che siete davvero, esprimetevi, dite la vostra, ribellatevi se necessario, deponete le maschere e conoscete davvero voi stessi, accoglietevi. Guardatevi allo specchio e guardatevi soprattutto dentro. Cercate sempre la felicità. Non abbiate vergogna nell'osare. Non abbiate paura di mordere la vita. Siate folli. Grazie a tutti. Ci tengo a dirvi che la prima edizione del libro è andata tutta esaurita. Il professore critico letterario Massimo Pasqualone ha consegnato anche una copia del libro a Vittorio Sgarbi. Quindi un applauso perché anche lui si batte molto per questo libro. Prima di salutarvi ci tengo a fare dei ringraziamenti. Sono tanti, ma come dice John Stuart Mill, un filosofo ed economista britannico, la cultura è l'unico bene dell'umanità che diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Quindi grazie a tutti voi che avete reso questo, la cultura così grande, grazie a tutti voi che portate conoscenza, grazie a Annalisa Potenza che ha creato questo gruppo così bello e così grande, anzi non ci sono tutti perché molti sono malati. Io ringrazio quindi in primis proprio Annalisa Potenza, professoressa e scrittrice, un applauso. All'istruzione Gianni Santilli del Comune di Pescara. E ringrazio Margherita Cordova, la proprietaria di questo splendido teatro. E ringrazio il professore e critico Massimo Pasqualone. E ringrazio la dottoressa, la cardiologa Silvia Di Lucio. Ringrazio Aurelio Aceto, Franco Mascitelli, Gabriele Cercolano, Sabrina Galli, Manuela Dalmazzi, Lucia Zito, Angelica Di Giovacchino, Nadia Taddeo, Patrizia Splendiani, Claudio Spinosa, Carlo Giulio Pozzi, Teresa Laviola, Francesco Rinaldi, Tiziano Paola Silvestri, il giardiniere dell'anima, Simona Elsa Popea, Alessandro De Cento, Maria Gabriella Ciappalini, Sonia Marzani, Renato Vergini, Lucio Morelli, Anna Seccia, Monica Levi Gesso, Loriana Valentini, Lucia Ruggeri, Silvio Madonna, Stefano Giannasco e tutti gli attori della compagnia che abbiamo integrato, Simone Di Pasquale, Serena Zito, Nicola Pietrangeli, Alessandro Giacchioni, Valentina Di Girolamo, Patrizia D'Andrea, Ettore Le Donne, Giuliano Cotellesco, Marcello Specchio, Violetta Massimo Donato, Patrizia Reschinetti, Giancarlo Anieri, Emiliano Fusco, la nuova politica, Paola Zuccarini, titolare del centro mistico di benessere di Pieri.